Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia7. In questa edizione partiamo dall'ultima seduta del Consiglio regionale il quale ha approvato il provvedimento denominato psicologo di base. Il servizio sanitario regionale avrà una nuova figura a servizio della salute dei cittadini, quella dello psicologo di base. La proposta di legge che prevede la sua istituzione ha ricevuto la definitiva approvazione dal Consiglio regionale. A presentare la proposta numerosi consiglieri del Partito Democratico, primo firmatario Andrea Vannucci, ai quali si sono poi aggiunte le firme di molti consiglieri regionali di ogni gruppo, anche di opposizione. Questa legge sancisce un principio, un principio forte, che il benessere psicologico è un diritto e, come tale, deve essere alla portata di tutti. Di conseguenza, anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto e devono organizzarsi affinché le persone riescano a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta. È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dalla dal nostra terra, dal nostro mondo negli ultimi anni, le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti di, con ricadute globali. Eh, ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti. Il benessere fisico eh, e il benessere psicologico concorrono, e questo l'ha detto in, a più riprese anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al benessere generale delle, delle persone e delle comunità, perché poi è ovvio che le persone compongono appunto le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità una rete di professionisti con eh, evidentemente la regia eh, del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta eh, nel mettersi appunto in relazione con gli altri professionisti, mettendo il paziente al centro, eh, è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza. Da tempo si è riscontrata anche in Toscana una crescente domanda di assistenza nell'ambito dei bisogni di carattere psicologico da parte della popolazione. Incremento facilmente rintracciabile anche nell'aumento del consumo annuo di antidepressivi. La pandemia da Covid-19, poi oltre ai ben noti danni fisici, sociali ed economici, ha comportato un peggioramento della condizione psicologica, soprattutto in alcune fasce di età e categorie. A illustrare il contenuto della legge e il lungo lavoro svolto prima del suo approdo in aula è stato il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro le case di comunità. E deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti che sono, da una parte, il servizio di, di, di salute mentale dell'azienda. Tant'è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'Asia di Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali, perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base, ma l'accesso è mediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio che possono indirizzare. Questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa comunità e quindi una scelta forte dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti ma ci devono essere, avevamo già detto gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte perché se voi considerate che stanno, stanno diciamo delato 350 mila euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400 mila, è ovvio che non ci sarà Grandi disponibilità, però credo che sia stato fatto un passo importante e che questa, questi medici psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi diciamo, a tempo indeterminato con il lavoro fisso. Un sì convinto quello del gruppo di Fratello d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base, tra l'altro. Un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio lo del 2021, che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari, chiaramente siamo cautamente ottimisti, nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione eh, con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento diciamo, attuativo di questa proposta di legge che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello eh, sanitario in questa regione. È un successo che viene da lontano, l'iniziativa parte da quando, ne, avendo approvato il piano sanitario e regionale nel 2019 abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale, è un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori cioè, e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, con, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari. Il chiedere l'aiuto di un terapeuta, di uno psicologo, deve dire, diventare qualcosa di naturale come chiedere a un medico di base, proprio perché è necessario uscire, diciamo, da questa bolla di anormalità che sembra circondare delle volte le persone. Maggiore attenzione deve. Essere dedicata ai giovani, ai nostri ragazzi ai nostri bambini, e su questo sono contenta che siamo andati dietro a una scia che aveva inaugurato il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, quando nel piano strategico della sanità era stata dedicata solo una scarna pagina alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi questo è un grande passo avanti e siamo contenti che nel preambolo sia precisato questo passaggio. C'è stato un voto di astensione perché la valutazione è stata molto semplice. Credo che prima di andare nel particolare magari su un'onda emotiva comprensiva, anche si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione, ma anche alle tante questioni irrisolte. Eh, cito di nuovo la questione del 118 che era esplosa per esempio nel Chianti, una mozione che ancora oggi eh, non ha visto il pronunciamento della Commissione Sanità, benché sia un tema che ha visto anche la raccolta di firme di un intero territorio. Ecco, la mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana. Comunicazione all'Aula di Palazzo del Pegaso da parte dell'assessore all'ambiente della Giunta regionale Monia Monni che ha fatto il quadro sull'emergenza siccità. L'emergenza idrica in Toscana è stata oggetto della comunicazione della Giunta al Consiglio regionale. Durante l'illustrazione all'Aula l'assessore all'ambiente Monia Monni ha sottolineato come il 30 settembre, grazie alle piogge sopra la media stagionale di quel mese, la situazione sia in leggero miglioramento riguardo alla disponibilità di acque sotterranee. Riguardo alle acque superficiali, con la situazione aggiornata a metà ottobre, l'assessore ha evidenziato come i volumi di risorsa immagazzinata nei principali invasi della Toscana siano ancora lontani dall'obiettivo del ripristino del 90 e come il complesso degli invasi del cerchio sia ancora a livelli molto bassi. Ad oggi il ripristino degli stock di riserva di risorsa idrica superficiale e sotterranea necessaria a scongiurare il ripetersi di una situazione di crisi idrica nel 2023 è solo in fase iniziale e il suo completamento può essere garantito solo con piogge superiori alla media fino a tutto il maggio 2023. In chiusura del dibattito sulla comunicazione dell'assessore Monia Monni, in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza idrica, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una proposta di risoluzione presentata dal Partito Democratico, che condivide i contenuti della comunicazione e in particolare il quadro complessivo degli interventi proposti, e impegna la Giunta regionale a portare avanti le proposte progettuali e gli interventi strategici al fine di articolare una risposta complessiva ai cambiamenti climatici in un'ottica di maggiore sostenibilità ed efficienza della gestione della risorsa idrica in Toscana in grado di far fronte alle crisi. Innanzitutto abbiamo potuto verificare come. Al netto delle enunciazioni sono già stati messi in campo una serie di interventi, il finanziamento che il governo Draghi ha dato alla Toscana per la gestione dell'emergenza è già in fase di attuazione per sbloccare tutta una serie di opere, però noi pensiamo che al netto dell'emergenza dell di queste settimane noi col tema della siccità Purtroppo ci dovremo fare i conti per molto tempo ed è per questo che come PD abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. Mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa. Gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare le opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte, ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata. A favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorzi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. Siamo a novembre finalmente la giunta regionale la maggioranza guida pd ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando, i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. Un altro tema che noi abbiamo attenzionato all'epoca e che ancora oggi abbiamo sottolineato, su cui l'Assessore Monni si è presa l'impegno è quello di analizzare le tantissime cave dismesse che sono presenti in Toscana e renderle anche quelle vaccini di accumulo. Perché crediamo che con questi due tipi di intervento non si possa risolvere al 100% il tema dell'emergenza idrica, ma si possa dare un grande aiuto. A tutta la Toscana. La Regione Toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 settembre. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie, dalle autobotti al miglioramento e al recupero di alcuni pozzi di attingimento, senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo eh, agricolo e industriale dell'acqua, ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana ammonta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa La, il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite, dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse e potrebbe dare decine di milioni milioni di metri cubi di acqua, soprattutto alla Toscana del Sud, eh, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità, affermorestando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. I dati parlano chiaro, di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per le, la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti. Eh, di acqua da una parte all'altra della Toscana, con tutte le considerazioni che possono essere fatte. L'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria. E questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura, ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. E questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Basti pensare che in alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti. Insomma, nessuna capacità di programmazione, nessuna capacità di manutenzione ordinaria al punto che abbiamo perdite gravissime. L'ottimismo che ha manifestato il Presidente Gianni nel commentare la comunicazione dell'Assessora Moni è assolutamente inspiegabile. E noi non possiamo eh, continuare ad intervenire esclusivamente da, sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione, sono queste eh, diciamo le sfide che attendono la Toscana, delle quali si sente Poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti che però eh, sono opere che ormai risalgono nei decenni, si parla sempre di Bilancino. Ecco, il modello Bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti. Nel 2022 francamente questo è inaccettabile. Per non parlare poi delle perdite del servizio idrico, in realtà noi abbiamo scelto decenni fa di eh, gestire, di far gestire. La risorsa idrica ha delle società partecipate. Oggi il tema ritorna all'ordine del giorno con le multiutility. Questo modello di gestione ha le sue criticità perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.